15 comuni tra le province di Pisa e Livorno, chilometri di costa e borghi ad alta intensità di storia. È la costa degli Etruschi, terra di scrittori, poeti, artisti e di grandi vini, di mare, di pinete, di cipressi alti e schietti decantati da Carducci. C'è tanto in questa terra che è tutt'uno con il mare e l'obiettivo è tutelarla e valorizzarla sempre di più. Un lavoro che vede in prima linea la Regione Toscana e gli amministratori locali dell'ambito turistico Costa degli Etruschi, che hanno fatto il punto a Castagneto Carducci con l'assessore regionale all'economia e al turismo Leonardo Marras. La Costa degli Etruschi è uno dei sistemi e degli ambiti turistici più maturi, più avanzati, un numero di operatori e di consistente di presenze che naturalmente fa sì da essere anche uno dei livelli in cui si sperimentano delle soluzioni. Abbiamo ascoltato tante iniziative proposte e anche delle critiche, come è giusto che sia. Uniamoci insieme per vedere cosa. Uscire dalla cartolina ed entrare nell'essenza dei territori, nelle sue peculiarità. E questo è l'obiettivo comune da perseguire anche attraverso modalità di lavoro ancora più efficaci e snelle, perché è questo che richiede il mercato. E un coordinamento più diretto sui progetti condivisi tra regione e ambito. Sullo sfondo, la stagione turistica alle porte. Ci espressiamo ad una stagione turistica 2022 con densa di sfide, nel senso che gli anni del Covid hanno contraddistinto un fiorire ed un esplodere del turismo nelle nostre zone, e tra l'altro di un turismo anche inedito, molto turismo italiano per ovvi motivi. Ecco, la nostra sfida è il consolidamento. In questo momento le prospettive sono tendenzialmente buone, quindi per la Pasqua abbiamo un tutto esaurito pressoché ovunque e una grande voglia riscontriamo di continuare a vivere le esperienze che in questi 2 anni hanno apprezzato nei nostri territori. Devo dire che gli spunti che sono venuti e le risposte che l'assessore ci ha dato sono assolutamente soddisfacenti nell'ordine di quello che noi andavamo chiedendo. C'è un lavoro che noi riconosciamo importante in questi anni, possiamo sicuramente migliorare con una capacità di ascolto reciproco. La Regione guarda ad una gestione ancora più incisiva della promozione, che coinvolga sempre più gli enti locali, e si preparano gli strumenti per attuare una riorganizzazione dell'offerta, incentivando anche una maggiore collaborazione tra pubblico e privato. Il prossimo 5 aprile avremo modo di affrontare alcuni dei temi che abbiamo affrontato qui, insieme a tutta la Toscana, proprio perché c'è a disposizione un bando per l'organizzazione dell'offerta, 5 milioni per gli ambiti turistici che consentiranno nei prossimi 18 mesi di accelerare il processo di costruzione del partenariato pubblico-privato tra appunto comuni, regione e operatori, e poi perché si possa anche meglio definire l'equilibrio tra le funzioni, perché sarà questione di settimane, ma presenteremo la revisione del testo unico sul turismo proprio per aggiornarlo al dopo Covid.